Buongiorno, siamo di nuovo in viaggio, stiamo andando in Calabria. Abbiamo deciso di tornare in Calabria perché avevamo voglia di farci 14 ore di guida, vero? No, stiamo andando a fare una grigliata, stavolta c'è anche Riccardo. Riccardo? Stanchissimo. Come mai? Vado a letto alle 3.50. Che stavo montando la volata a Cavanni. Infatti ieri Riccardo, dopo che abbiamo montato la scrivania e tutte le cose, ha detto: non è che mi aiuti a montare l'attaccapanni, Riccardo, io vado a dormire e ne riparliamo domani. Serve della legna per accendere il fuoco. Oggi è una bella giornata, per fortuna. Ma quante legne hai preso? Guarda, 10. Dovresti fare la scout te. Guarda. Stai apparecchiando? Questo è il metodo dei... Il metodo dei Marines. Di arrangiarsi, caro. Stiamo riarrangiando le sdraio come tavolo. Sei riuscito a farlo venire fuori? Piccoli imprevisti, problemi tecnici. Birra al fresco, e quando dico birra al fresco siamo già a metà della grigliata. Qui l'erba è più alta rispetto a questa zona, dove ci sono quelle cose, vedete? Si vede chiaramente, no? Qua è alta, qui è bassa invece. Diciamo che la zona è stata bonificata. Infatti l'ultima volta siamo venuti qua in montagna, io e un mio amico, con una sega da giardino lunga così, abbiamo tagliato tutta l'erba. È stato un lavoraccio, però che stai dicendo molto utile. Stai dicendo? Perché appunto adesso possiamo camminare tranquillamente senza magari beccare qualche ortico, visto che qui è pieno di ortico. Aug, capo indiano, mi sento come un indiano d'America attorno a questo falò, questo grill. Sentiamo, cos'è che ti è successo questa volta? Ti ha morso una vespa? E ieri si è fatto male montando, fai vedere, montando nella scrivania il mobile. Oggi la vespa,
Sei proprio incorreggibile, Riccardo. Fai vedere la tecnica per mettere la salamella. Così? Si rotola in questo modo. Veramente non ci ho pensato io, ci volevo uno stuzzicadente per infilzarla. Vuoi un ramo, te lo trovo al volo. Tanto ce ne sono tanti qua. Buon appetito! Se anche voi state mangiando, buon appetito. Qua abbiamo peperonata, costine, pancetta, Riccardo che porta le birre. Vince, metti la... l'acqua. Adesso devo assaggiare una costina per vedere se è uscita buona. Riccardo sta portando l'acqua. Ottima, ho tutte le mani unte, piene di olio e mi sento pieno, molto pieno. Complimenti comunque, ancora. Tu mi senti pieno o no? Non ancora finire di mangiare. La peperonata poi era abbastanza pesante. C'è la cascata che ci fa compagnia. Riccardo che sta dormendo. No, non sta dormendo, fai vedere. E i falchetti che girano in cerca di mangiare. Dai, ti muovi ancora? Ah. Ti muovi? Qualcuno si è affresso il letto? Chi è il fratello che comanda? Come sempre chi domina qua è il fratello maggiore. Che vuoi te? Stiamo mangiando la torta di prugne che ci ha fatto la mamma. La mamma è sempre la mamma quando ci cucina le cose. Grazie, eh. Buona. Aspetta che ti faccio uno zoom. Sta arrivando, eh. Sorridi. Che bella che sei. Datemi un bacino. Il sole se n'è andato via, ma io sto così bene qua. Anzi, quando non c'è il sole è ancora meglio. Vuoi? Dammi una fetta. Grazie. Melone. Stavo dicendo che io ci starei qua tutto il giorno, tutte le notti, a dormire. È bello qua, nella natura. Nessuno che rompe, nessuna macchina che disturba. Poi col rumore del fiume sfido chiunque a non addormentarsi. Non ci possiamo fermare qui stanotte? Ci accampiamo? Eh? La lampada della pezza non l'ho portata. Che ne dici, capo? Andiamo. Sei good. Urca, sei... Ma che stai facendo? Ti sei preso qualche droga? Non ce la fa più questo ragazzo. Comodissimo. E poi oggi non c'era neanche tanto sole, quindi non penso ti sei preso qualche colpo di sole alla testa. Alla mano, guarda, portare queste cose scomodissime. Non è che dobbiamo andare all'ospedale adesso. È proprio trazione di peso bruttissima. Ragazzi, guardate che bello il fiume da qui, dal ponte. Bello, eh? Massimo. Mi piace questa scrivania. Hai spostato il letto tutto di qua. Come mai?
forza, se no non riuscivo a muovermi con la scrittura. Comunque devi ammettere che la scrivania, grazie al mio supporto tecnico, è venuta una meraviglia. Ragazzi, per oggi il vlog finisce qua, ci vediamo ancora qui domani. Hai rotto tutto. Bravo, complimenti. No, non penso.